Agrigento a San Leone, nei pressi di Piazza Pertini, a causa dello scoppio della condotta fognaria e dei conseguenti gravi disagi, hanno manifestato al mattino di oggi tanti commercianti della zona, sostenuti da Confcommercio. Diciamo, dobbiamo constatare che, come sempre, non si ha l'atteggiamento di avvertire i commercianti in una situazione di questo tipo. Se vengono fatti dei lavori così importanti di scavo, chiudendo la strada, oltretutto chiudendo via Nettuno dall'inizio di Pisciotto e mettendo anche una transenna che è stata messa all'altezza della PS, noi siamo stati tagliati completamente fuori, sia dal traffico veicolare che dalle persone che dovevano arrivare da noi. Quindi non siamo stati avvertiti, i lavori sono cominciati improvvisamente, non c'è stato un piano del traffico, non c'è stato, diciamo, un'alternativa, e quindi è da lunedì mattina che noi soffriamo questa gestione del traffico, gestione dei lavori, che secondo noi è stata fatta in una maniera veramente poco programmata. Sull'emergenza avremmo qualcosa da dire, però ovviamente ormai, come dire, il dado è tratto. Ricordiamoci che siamo nella settimana di Ferragosto, quindi i lavori sono cominciati il 9 agosto. Probabilmente si dice che finiranno domani, non sappiamo, però non è possibile la solita situazione che nella settimana di Ferragosto, in questo periodo che noi aspettiamo tutto l'anno ed è il momento in cui dovremmo lavorare, veniamo disagiati così fortemente. Sì, sì, perché ci hanno completamente isolati, sia dal lato, diciamo, piazzale Astor, che dall'altro lato, perché ci hanno completamente chiuse tutte le strade. Anche a piedi, pedoni pochissimi. Sì, perché poche persone sapevano della passerella che hanno fatto qua e la strada era completamente chiusa. I nostri ospiti hanno avuto un disagio dal punto di vista della viabilità, che non è stata gestita assolutamente senza nessun avviso, hanno aperto un cantiere senza mettere cartelli, quindi i turisti che si ritrovano con la macchina a girare per le strade di San Leone per potersi orientare, perché non tutti sono di San Leone, quindi chiaramente non conoscono le strade dove portano, e si sono trovati persi in questo labirinto di traverse, la parte, diciamo, nord di San Leone. E questa è soltanto una delle tante emergenze che ogni anno si riversano qua su San Leone, che non sono soltanto questa, è stata un'emergenza, una cosa che è successa, ma ci sono tante cose che ogni anno a San Leone non vanno e che non sono gestite, dalla spazzatura all'incuria, al degrado che c'è. Presentiamo una località balneare in una maniera veramente vergognosa, quindi è tutto un insieme di situazioni che poi si accavallano una sopra l'altra, che si aggiungono alle altre. Senza dimenticare che qui ci sono dei commercianti che hanno fatto di questo lavoro la loro fonte di reddito, e, diciamo, chiudere comprendiamo benissimo per l'urgenza derivata da un problema strutturale che è la fogna di Agrigento, ma chiudere in questa maniera senza nessun avviso e soprattutto senza nessuna organizzazione di un piano di traffico che potesse compensare quantomeno quella che era appunto il disagio dei commercianti, e quindi questo che naturalmente ci ha fatto venire oggi come Confcommercio qui nella piazzetta Pertini a sentire quelle che erano le giuste rimostranze dei nostri associati, e quindi da qui naturalmente oggi fare un'azione assolutamente di sensibilizzazione agli organi preposti. Già stamattina ho sentito il commissario Venuti di Girgenti Acque, che ci ha assicurato sul fatto che già oggi pomeriggio ci sarà la chiusura di questi tombini e quindi domani dovrebbe essere aperta. Quindi ribadiamo la necessità in queste situazioni di avere maggiormente rispetto per quelli che sono i titolari di strutture che naturalmente investono e hanno investito i loro soldi sul territorio.